Ciao ragazzi, ci siamo. Poche ore e sarà Salisburgo-Milan. Prima di Champions, partita fondamentale, snodo fondamentale per la qualificazione. Già dal giorno dei sorteggi si era capito che le due partite con il Salisburgo saranno quelle che determineranno la qualificazione, perché chiaramente facendo punti d'oro sarebbero quelli col Salisburgo, metteremo, diciamo, un piede e mezzo nelle qualificazioni agli ottavi, quindi partita che sarà fondamentale, ma assolutamente da non sottovalutare. Allora, il Salisburgo, me lo sono studiato, gioca un calcio fatto di pressing, di intensità. Ti vengono a aggredire proprio alti, quindi sarà importante per noi la pulizia tecnica nell'uscita dal loro pressing, per cercare di saltare il loro pressing. Se riusciremo a fare questo con la velocità di Leao, con l'intuizione di Charles, diciamo che avremo delle buone possibilità di fargli gol, però dovremo saper uscire bene dal loro pressing. Quindi non escludo che anche Maignan stasera sia come al solito decisivo ed importante, perché magari davanti alle loro ondate in fase offensiva di pressing potrebbe essere anche importante qualche suo rilancio su Leao. Ricordiamocelo questo. Per il resto, diciamo che se devo farvi capire un attimino com'è Salisburgo. È un po' l'Atalanta di qualche tempo fa, quindi uomo su uomo, aggressiva, pressing alto, velocità, dinamismo. Insomma, sono caratteristiche che nel campionato italiano difficilmente ci troviamo ad affrontare. E quindi sarà importante chiaramente la solita intensità, la solita organizzazione di gioco, però oggi importantissimo e fondamentale sarà la pulizia tecnica nell'uscita dal loro pressing. Quindi Calabria da una parte, Theo, i due centrali, soprattutto Bennacer e Tonali, dovranno essere bravi a non perdere palloni importanti, anzi a uscire velocemente dal loro pressing e andare a diventare in superiorità numerica e mandare Leao a sinistra e Salamandra a destra nelle loro incursioni con Charles pronto a distribuire il gioco. Ho detto questi nomi perché la formazione alla fine dovrebbe essere quella di sabato contro i Nerazzurri, con l'unico cambio di Salamandra per Messias. Dovrebbe essere confermato ancora Charles sulla tre quarti. È una partita in cui Charles potrebbe essere decisivo, determinante ed esaltarsi, perché negli spazi che si creeranno nel caso saltassimo bene il loro pressing, i suoi passaggi filtranti potrebbero essere veramente la mossa decisiva della partita. Per il resto, quindi, formazione abbiamo detto Maignan. Fantastico, Magic Mike, Davidino Calabria a destra, Theo a sinistra, Kalulu Tomori centrali, importantissimi stasera Kalulu Tomori, dovranno essere molto puliti nell'uscita palla, con Bennacer e Tonali, solita diga a centrocampo, novità Salamandra a destra, Leao sotto punta. Scusate, Charles sotto punta, Leao a sinistra come al solito. Ante Rebic, se ti dai una mossa a rientrare, diciamo che almeno 10-15 minuti a Raffaellino glieli possiamo risparmiare se ti dai una mossa a rientrare. Leao a sinistra e davanti Olivier con Origi, che secondo me aumenterà un po' il minutaggio stasera. Anche Divock potrebbe essere determinante con la sua entrata in campo, con la sua possanza fisica, con la sua velocità. Poi
Quindi partita da non sottovalutare, anzi, sarà molto intensa, molto combattuta. Siamo più forti, dobbiamo però dimostrarlo sul campo. E prepariamoci al fatto che non saremo solo noi a cercare di comandare, perché loro hanno nel loro DNA il fatto di... E questo potrebbe anche favorirci in un certo senso. Perché anziché stare dietro a aspettarci, loro saliranno molto in pressing e lì dipenderà da noi, dalla nostra tecnica, dalla nostra abilità nel mandare Rafa, che potrebbe trovarsi spesso uno contro uno, e di mandarlo in porta anche in Champions. Partita fondamentale, l'abbiamo detto, snodo cruciale. Dopo la partita, se vi va, magari facciamo una live per commentarla, per scambiarci le nostre opinioni, sperando di essere ancora belli, belli felici come eravamo sabato, belli carichi. Poi sabato prossimo penso che con la Sampdoria qualche cambio ci sarà, sarà importante farlo. Bisognerà dare spazio a quelli che sono rimasti fuori dalla lista Champions, che sicuramente saranno... Avranno bisogno di giocare, avranno bisogno di dimostrare, avranno voglia di farlo, quindi qualche cambio sabato ce lo aspettiamo sicuramente. Però adesso testa a stasera, manca poco, io sono già in tenuta propiziatoria con il mio Sandrino Tronali pronto a combattere su ogni palla. Ragazzi, vediamo ciò che ne scaturisce, vediamo se le esperienze negative, non dal punto di vista del gioco, soprattutto dal punto di vista arbitrale, a parentesi, nelle ultime due o tre esibizioni in Europa del Milan, parlo di competizioni, non di partite, abbiamo visto una serie di errori arbitrali contro il Milan incredibili. Mi viene in mente il rigore totalmente inventato all'Arsenal o una partita col Celta Vigo in casa in cui ne ho viste di ogni, per non parlare della passata stagione con l'Atletico Madrid, col Porto là. Ricordo una partita con l'Olympiacos in cui gli fu dato un rigore all'Olympiacos che ancora oggi siamo tutti lì a chiederci cosa ha visto questo? Quindi tante, tante, tante situazioni che ci hanno penalizzato in Europa. Io non conosco l'arbitro di stasera. Mi auguro che questa storia finisca. Mi auguro che l'AC Milan, sette volte campione d'Europa, che ha portato la Champions sette volte campione d'Europa, ha portato la Champions a livelli grandiosi. Mi auguro che non venga penalizzato come è stato penalizzato nelle passate edizioni delle competizioni europee. Perché i dati sono lì a dirlo, i dati sono lì da essere visti. La partita con l'Atletico dell'anno scorso è una cosa scandalosa. Il famoso arbitro Shakir, non si ripeta più una roba del genere, perché già Ceferin sei poco credibile. Vediamo di rendere, non dico rendere giustizia, ma almeno il giusto. Quindi speriamo in un arbitraggio equo e chi vinca il migliore, siccome ci sono buone possibilità che i migliori saremo noi, vediamo di non fare scherzi. Allora, ragazzi, vi ricordo, dopo la partita, se vi va, una live, ci confrontiamo, ci diamo le nostre opinioni, speriamo di essere tutti contenti. Lasciatemi salutare in modo particolare i milanisti indonesiani, che sono una marea, sono una valanga. In Indonesia amano il Milan in una maniera incredibile. Quindi lasciatemi salutare, perché chi vive il Milan con questo amore, addirittura da così lontano, è ancora più
apprezzabile, è ancora più incredibile, diciamo, questo affetto, queste manifestazioni di affetto per il Milan dalla lontana Indonesia. Ho avuto modo di confrontarmi con molti di loro e devo dire che sono strepitosi. Devo dire, andate a vedervi qualche video su YouTube del Milan Indonesia, è veramente strepitoso. Quindi un saluto agli amici indonesiani, se vi va sempre un like, un pollicione, un'iscrizione e una condivisione con delle notifiche in modo che la campanella che ci scambiamo un po' e avete i video su cui confrontarsi, se vi va commentate come al solito, come tutto come al solito, speriamo come al solito anche una bella partita del Milan. Sono già in tensione ragazzi, a dopo per la live. Forza Milan. Forza Milan!